Buongiorno, buongiorno, Buongiorno. con un po' di ritardo facciamo un video su quanto è successo ieri sera, mentre iniziamo questa settimana di lavoro. Allora, naturalmente il video tratta ancora una volta l'argomento Juve-Napoli. Questo video vuole essere un video che va un po' più, tratta un po' più globalmente questo argomento, quanto è successo ieri. Allora, partiamo da un piccolo riassunto. In pratica, perché questo è stato uno stillicidio di avvenimenti, questa storia di Juventus-Napoli, dove in pratica era trapelata la notizia che l'ASL di Napoli avesse deciso di bloccare la squadra. Solo che non è andata esattamente così. Oddio, faccio una premessa. Il mio pensiero in merito alla vicenda non cambia. Per me la Juventus avrebbe potuto rifilare uno schiaffone senza mani ieri al signor De Laurentiis. Perché ieri vogliamo dire che forse ha provato la furbata? E dai, furbata che non capirò, anche perché il Milan ha fuori Ibrahimovic per il Covid e ha rischiato di andare fuori dalla Coppa il Milan senza Ibrahimovic. Invece ha giocato anche ieri, ha vinto. La stessa Salernitana, ieri ha giocato, cioè l'altro giorno ha giocato a Verona e ha vinto. Lo stesso Benevento ha giocato contro il Bologna e ha vinto, perché se le cose stavano come vuol far credere la società Napoli, il Bologna non sarebbe dovuto partire per Benevento, o mi sbaglio? Invece non solo ha giocato, ma ci ha anche perso col Benevento. Detto questo, io resto del parere che una signorata la Juventus la poteva anche fare. Dice, vabbè, rinviamo. Non solo, dire un'altra cosa. Ieri la federazione ha avuto, grazie al meteo, avete visto come pioveva ieri sera a Torino? Ieri sera la federazione ha avuto la ghiottissima occasione di mettere tutto a tacere. Sarebbe bastato che l'arbitro Doveri, le 9:30 di ieri sera, avrebbe finto di far rimbalzare il pallone, gara rinviata per impraticabilità del campo, visto che pioveva anche abbastanza ieri. Ma il pallone rimbalzava, non fa niente, secondo me avrebbe messo tutte le polemiche a tacere, anche perché la Juventus la Juve ha perso uno scudetto per questioni di acqua e non ha fatto né ai né bai. Figuriamoci ieri se avesse sollevato qualche polemico o perplessità. Secondo me, ieri il Padre Eterno ha mandato a Torino l'occasione per mettere a tacere tutte le polemiche. È una federazione di incompetenti. Io non finirò mai da questo punto di vista di rimpiangere Antonio Matarrese, veramente non finirò mai di rimpiangere Antonio Matarrese. Con tutti i suoi difetti, era un gigante rispetto a questi di adesso, era un gigante. E sotto Antonio Matarrese il calcio italiano era al top mondiale, il campionato italiano era al top mondiale. Vabbè, ma questo è un altro discorso. Non è venuto di optare per questa soluzione, sarebbe bastata una telefonata. Guarda che piove, se la sospendessimo per impraticabilità del campo, metteremmo a tacere un po' di polemiche. Invece ora ci saranno ricorsi, contro ricorsi. Si metterà di mezzo la politica, perché vedrete che si metterà in mezzo la politica e farà annullare 3-0 a tavolino. Ma no, che me ne freghi molto di vincere 3-0 a tavolino. Però
Perché voglio sempre ricordarvi che questo è un governo nato per accendere fuoco fra sud e nord. E allora, per ringraziarsi i meridionali, vedrete che in un modo o nell'altro favorirà il Napoli in questa questione. Non per il Napoli, ci mancherebbe altro. Il Napoli non ha colpe in tutto questo atteggiamento della politica, anche se De Luca un po' ha tentato di De Luca, lapsus freudiano. De Laurentiis ha provato a fare qualcosa, ma comunque io lo sport lo lascerei sempre fuori dalle questioni politiche. È la politica che deve farsi i cazzi suoi sullo sport. Per esempio, ieri a me è piaciuto molto ciò che ha detto Piccinini in merito a ciò che ha detto il ministro Spadafora. In pratica ha scritto una pappardella con alla fine è responsabilità delle ASL, delle regioni, dei medici sociali, di questo e di quest'altro. E questo, apro e chiudo parentesi, dovrebbe dircela lunga su come è stato gestito il Covid in Italia. Cioè, se vicino questa partita di calcio e non sanno che pesci pigliare, figuriamoci nelle questioni Lombardia. Cos'è successo? Che abbiamo fatto 3 mesi di vergognosa campagna con la Regione Lombardia. 3 mesi di campagna vergognosa con la Regione Lombardia, orchestrata dai soliti giornalisti che ben sappiamo. Invece, quanto successo ieri e quanto dichiarato ieri sera al club di Caressa, la dice lunga su come questo governo ha affrontato l'approssimazione. Il navigare a vista con il quale questo governo ha affrontato la pandemia, il modello Italia di sto cazzo, modello Italia, ma dove? Tornando al calcio, detto che ieri la federazione, l'arbitro Doveri non hanno avuto quel colpo di genio di dire piove, se la sospendessimo per impraticabilità del campo, se la sospendessimo per pioggia, così evitassimo tutte le polemiche, ma evidentemente usare il cervello è passato di moda ultimamente. Per carità di Dio, la Juventus nel decidere di scendere in campo forse ha fiutato l'imbroglio. E a che si appella questi discorsi sulla vittoria a tavolino? Cioè, proprio gli interisti napoletani non dovrebbero parlare. Gli interisti per i fin troppo noti fatti del 2006. I napoletani sulle vittorie a tavolino ci hanno vinto uno scudetto. Ricordate la monetina di Alemão con Carmando Jetta Tander ad Alemão? Lo ricordate o no? All'epoca la vittoria a tavolino andava bene, Moggi all'epoca vi andava bene, vero? Cari napoletani, birbantelli, birbantelli, re. Detto questo, io resto dell'opinione che la Juve ieri ha perso un'occasione per dargli uno schiaffo senza mani a tutto il calcio italiano. Naturalmente, la dirigenza sa cose che noi non sappiamo, entrambe le dirigenze sanno cose che noi non sappiamo. Oggi vedremo la verifica dei tamponi, perché qui non so come andrà a finire. Perché qua visto che si incoraggiano certi atteggiamenti e non vorrei che ci fosse qualche tampone positivo di troppo oggi. Lì andremo veramente nel penale, lì andremo nel penale, lì è falso in atto pubblico, lì è falso ideologico, lì andiamo nel penale. Ma si sa che quando c'è di mezzo la Juve, quando c'è di mezzo il sentimento popolare, che sia contro la Juve, che sia contro Berlusconi, che sia contro Salvini, lì il diritto va a farsi fottere, lo sappiamo benissimo come si agisce in Italia. E come penso che andrà a finire? Lì alla fine interverrà qualche tribunale che annullerà la vittoria a tavolino e disporrà la ripetizione della partita. Finirà così, per forza, finirà così. Finirà così per forza anche sotto spinte della politica. Politica che ultimamente è un aizzare il nord contro il sud e viceversa. Va bene, va bene, va bene. Sempre a coloro che contestano la Juventus, io ho un brutto difetto, ho la memoria lunga, molto lunga. Era
anno 2003, se non sbaglio, seconda fase a gironi di Champions League. Si gioca Manchester United, non il Manchester United scalcagnato di oggi, era il Manchester United di Manchester United di Juventus, si giocava. Era il Manchester United dei Giggs, dei Beckham, dei Van Nistelrooy, dei Roy Keane, degli Scholes, dei Rio Ferdinand, Barthez in porta, Veyron. Insomma, era uno squadrone, dai, definiamolo squadrone. Era la terza gara della fase a gironi. La Juve aveva fatto 4 punti, se non sbaglio, con Deportivo e Basilea. Aveva fatto già 4 punti. Quell'anno la Juve arrivò in finale col Milan, come ricorderete. Si giocava a Manchester. Un virus influenzale, praticamente decimò la rosa juventina. Ricordo che giocarono Chimenti in porta, non giocò Del Piero, non giocò Trezeguet, non giocarono. Praticamente avevamo fuori 8-9 titolari in quella partita. La Juve giocò, fece anche una figura onorevole, perse 2-1, segnarono Wes Brown, ecco un altro del Manchester, Van Nistelrooy, e segnò il 2-1 lo segnò Nedved. Poi al ritorno con la squadra completa beccammo 3 gol in casa, doppietta del grande Giggs. Giungemmo secondi nel girone. Con quella incredibile partita col Deportivo La Corugna, dove segnò Tudor al 90° il gol della qualificazione, dal 3-2 della qualificazione, e poi eliminammo Barcellona, Real Madrid e arriviamo in finale col Milan e perdiamo i rigori. La Juve si presentò in casa di quel grande Manchester, ma questo per dire della differenza, cioè voi immaginate. Se il Milan avesse avuto lo stesso atteggiamento del Napoli per andare a giocare in casa del Rio Ave, come sarebbe finita secondo voi? Secondo voi come sarebbe finita? Sarebbe finita con la sconfitta a tavolino del Milan? Sarebbe finita che tutti i non milanisti avrebbero elogiato la serietà all'estero con i pagliacci in Italia? Ecco, noi siamo seri finché il guaio non tocca a noi. Noi siamo seri, tra virgolette, finché il guaio non ci tocca. Quando il guaio tocca a noi, lì la serietà va a farsi fottere. Ma siamo così, siamo giustizialisti con i nemici, compiacenti con gli amici. Lo siamo sempre stati e sempre lo saremo. Ah, detto ciò, la signorata non c'è stata La Juve si becca sto 3-0 a tavolino, ma vabbè. Anche se mi rendo conto che facendo la signorata avrebbe creato un brutto precedente. Brutto precedente, dove sarebbe bastato un positivo per rinviare la partita. Cioè, voi mettetevi nei panni del Milan, no? Ok, ora c'è la sosta, va bene. Ok, si riprende fra 2 settimane. Mettiamo a caso che fra 10 giorni fanno il tampone a Ibrahimovic, risulta ancora positivo. E la Juve avesse rinunciato alla vittoria a tavolino. Secondo voi il Milan avrebbe giocato il derby senza Ibrahimovic? Dai, su, siate onesti. Almeno questo ammettetelo. Detto questo, io la signorata l'avrei fatto, ma dopo pacchiare amicizia lunga. Perché, come dice Buon Cruciani, se anziché Juve-Napoli fosse stato Spezia-Napoli o Benevento-Napoli, e non credo proprio che avrebbe fatto tutta sta pantomima il De Laurentiis. Grande presidente, ma pessimo aizzapopolo. Ragà, lasciate un like, iscrivetevi al canale e non sono ottimista per nulla su questa vicenda. Ciao.